Il cimitero di Casarsa accoglie i resti di Pierpaolo Pasolini. Dopo i funerali che si svolsero in un clima di grande commozione a seguito della tragica morte del poeta avvenuta il 2 novembre del 1975. A pochi passi dalla sua tomba c'è quella del fratello Guido Alberto, chiamato Guido, che morì appena diciannovenne nel 1945 nell'eccidio di Porzus, quando 17 partigiani delle Brigate Osoppo furono trucidati da un gruppo di partigiani comunisti appartenenti alle Brigate Garibaldi, per motivazioni politiche non legate alla lotta contro il nazifascismo. Con il proprio dolore, con il dolore della madre, Pasolini affrontò il sentimento di irrealtà e di ingiustizia, come ebbe a definirlo, che lo invase nei giorni che seguirono la morte del fratello e che lo accompagnò per molto tempo. C'è una poesia che, con le movenze leggere di una canzonetta, dice il lutto che con il suo veleno intossica la primavera. La vierta a Duarte l'isera, in tal prat trasparent, nen fra il vago dall'erba e il clipit dal vint. Talaga dal sosen, io til me vol salvadi, di frut, spieglata violis, muartis da milanadis. Ma aduar il so velen, alel clipit respiro, dall'orizzon sierat, dal celest, dal soziro. San Bernardino alle Ossa è un luogo dell'invisibile e, come tutti i luoghi dell'invisibile, custodisce un segreto. In questo caso si tratta di un ossario. Esiste una leggenda legata a questo santuario. Si dice che il 2 novembre di ogni anno una bambina, i cui resti si trovano presso l'altare dell'ossario, torni in vita e trascini tutti gli altri scheletri in una grande danza macabra. E la chiesa e la cappella in cui sono custodite le ossa si sono trasformate nel corso dei secoli, sono state distrutte e ricostruite, hanno assunto tutte le forme della vita e della morte che gli uomini hanno scelto di dare loro. Per questo credo qui è possibile avvertire un'energia particolare, una specie di soglia tra due mondi. Io vengo qui soprattutto in inverno, lo faccio per il silenzio, per la luce che riflette la facciata quando il cielo è grigio, ma soprattutto per il sollievo che provo nel rimanere ferma in un luogo in cui so che niente deve accadere e dove non c'è nessuno da aspettare. Se mi addormentassi una notte senza premonizioni, se mi addormentassi per 30 anni, la camera comprimerebbe gli oggetti fino a ridurre le cose in sogni e i sogni in mondi. Ci siamo conosciute ovunque, ovunque è stato un ritorno. All'origine si incastra il dilemma del dolore. Le scelte sono le figlie, cresciute in abiti d'argento, a nascondere gambe magre come sedani. Esiste, come un'eccezione o un errore, la porta senza porta. Nel trapasso non sai chi sei stata, né chi attende.